Bene, finalmente siamo arrivati a questo Iamo a camminare a Petramala, camminata nel borgo di Cleto. Ci stiamo preparando, insomma, facciamo le registrazioni. Dopo delle registrazioni diremo due paroline proprio dalla piazza Aldo Moro, dove si parte. E questa sarà una delle prime camminate che faremo, poi ce ne saranno altre, non soltanto nel borgo ma anche naturalistiche. Per questo bisogna ringraziare ovviamente il comune di Cleto, la Proloco di Cleto e i ragazzi che si sono spesi. Vabbè, io l'organizzatore, diciamo, ha anche piacere, perché camminare nel borgo di Cleto è bellissimo, non soltanto per chi è di Cleto ma anche per chi non è di Cleto. Le prenotazioni sono arrivate addirittura da non soltanto la Calabria ma sono arrivate anche da fuori, e poi dopo, sapendo del viaggio, venivano qua. Cleto va scoperta anche Sabuto, va soprattutto diffusa, perché Cleto ha tantissimo da mostrare. A questo punto io vorrei dire semplicemente a Maria Luisa Longo, che è presidente della Proloco, quello che faremo, diciamo, oggi, anche perché so che ci sono delle degustazioni, o sbaglio? Certamente si conclude sempre con la degustazione, perché la passeggiata è lunga, vero? Sì, Riccardo? Sì. Noi come Proloco ti ringraziamo, tu Proloco sei con noi già dallo scorso anno, quest'anno hai dato veramente ci hai dato molte iniziative, hai organizzato moltissime cose. Questa per noi è il nostro primo percorso che faremo con te, e poi spero ce ne siano altri successivi anche di qui a breve. Il percorso non l'anticipiamo, ma tu no. Avrai studiato una bellissima tappa da far fare a questi nostri ospiti oggi. Noi chiudiamo sempre con la nostra degustazione, giallettine, degustazioni varie, formaggi giù, vi aspettiamo sotto alla fine, e speriamo di farne subito una in breve, perché so che ci sono state tante chiamate, e oggi abbiamo organizzato questo piccolo segmento, ma so che insomma le richieste sono tante. Sì, anche perché una cosa che il borgo è bello, quindi sì, va scoperto, e dobbiamo proprio approfittare di questi giorni estivi che siamo in ozio di vacanza per imparare anche noi, perché poi, sai, noi non guardiamo mai con occhi nuovi i nostri posti, cioè li guardiamo magari, e invece approfittiamo degli ospiti che arrivano per guardarli con nuovi occhi, sì, per riscoprirli, perché spesso diventa tutto così scontato, no? Anche guardare, sì, il nostro castello sembra quasi una cosa ovvia, non percepiamo la bellezza, invece queste giornate così ci aiutano proprio a riscoprire, a rivivere di nuovo l'emozione del borgo. E poi una cosa che volevo dire è che la nostra sarà proprio una camminata, perché con la lentezza del borgo faremo capire un po' a chi verrà con noi che si può veramente anche riprendere quello stile un po' più diciamo arcaico, che ci permette di riprendere coscienza di noi stessi e ammirando quello che è ancora, diciamo, il borgo di Cleto. Poi Maria Luisa lo ha detto, alla fine ci sarà una degustazione, ma anche al castello ci sarà un piccolo rinfresco a chilometro zero con prodotti sempre di Cleto, però non sveliamo nulla. Piccoli gruppetti, noi siamo per piccoli gruppetti di 20-30 persone, non di più, anche perché visitare il castello è bello, però bisogna farlo secondo me con piccoli gruppi per avere la possibilità di spiegare e diventare anche amici, e poi chissà, col passaparola ne arriveranno altri, come è sempre successo. Quindi noi vi ringraziamo per questa prima, diciamo, tappa del Iamo a camminare a Petramala da Cleto. Ciao ciao, un saluto a tutti.